buongiorno a tutti. Vi parlerò di come effettuare attraverso lo studio nello spettro di gamma di una stella, come è possibile determinare la sua velocità di rotazione. Sapete tutti che attraverso l'esame delle caratteristiche spettrali la spettroscopia riesce a ricavare delle informazioni molto utili sugli elementi, sui parametri fondamentali fisici e chimici dei corpi celesti che si vanno ad esaminare. Già nel passato, dall'esame dell'inviluppo dello spettro di una stella, in particolare Betelgeuse Alpha Orionis, abbiamo ricavato la temperatura e di questa ne abbiamo fatta una pubblicazione che è agli atti dell'Hawaii e anche dell'archivio ABS-ADS Harvard-NASA. Illustro adesso la strumentazione utilizzata, come al solito il nostro telescopio C11 con il rapporto focale 10 sulla montatura 10 micron. Il rilevatore utilizzato è la nostra CCD ATIC 383L L+, lo spettroscopio della Blader Planetarium, prende il nome di Dados e abbiamo equipaggiato con un reticolo da 900 linee per millimetro, e infine un flip mirror modificato che dopo illustrerò nei particolari come l'abbiamo modificato e perché. Il software utilizzato è Artemis per l'acquisizione dei frame scientifici, delle flat, dei bias e dei dark. Ovviamente la procedura seguita è quella solita dell'astrofotografia. AstroArt invece è un altro prodotto di Camicchi, elaborato da Camicchi e Nicolini, per le operazioni di prelibrazione, cioè consente di mettere assieme tutti questi questi frame per ottenere la fotografia finale e quindi lo spettro su cui lavorare. E infine Visual Spec per la calibrazione, perché in base allo spettro che veniamo a riprendere dobbiamo capire quale lunghezza d'onda facciamo riferimento. Qualche accenno a Gamma Cassiopea. Gamma Cassiopea è la stella che è al centro dell'asterismo notissimo, la W o la M a seconda delle stagioni, ed è la centrale. È una variabile eruttiva, infatti attorno al suo equatore insiste un disco di materia essenzialmente idrogeno che ruota vorticosamente attorno all'equatore. E noi questa velocità andiamo a determinare. Vedete, è variabile, quindi è una magnitudine che varia da 2,15 a 3,40, è una classe spettrale di tipo B, quindi molto calda, raggiunge i 25.000 Kelvin, e la lettera E sta a indicare che è uno spettro ad emissione, cioè come caratteristiche spettrali noi non abbiamo delle righe di assorbimento, ma delle righe di emissione. È una distanza relativamente breve, 55 anni luce dalla Terra, irradia anche nella banda X e nell'IR, nell'infrarosso, e ha un'alta velocità direzionale, oltre a, come dicevo, un disco circumstellare rotante all'equatore. La posizione nel diagramma HR Hertzsprung-Russell è della parte centrale, sta per abbandonare la sequenza principale per diventare una stella gigante. Questo è lo spettro ricavato, ovviamente l'abbiamo con colori sintetici, l'abbiamo evidenziati, e come vedete in alto sulla destra abbiamo rispetto allo sfondo abbiamo una bella riga in emissione, come si può vedere meglio riportando i valori di intensità in funzione della lunghezza d'onda. Chiaramente per
determinare la lunghezza d'onda dovremo fare un'operazione di calibrazione. Ora, per poter calcolare la velocità avremo bisogno di un reticolo di alcune prestazioni, non i soliti reticoli da poche linee per millimetro. Abbiamo utilizzato questo da 900 linee per millimetro, tenendo presente che diciamo un angstrom, un paio di angstrom riescono a variare la velocità di circa 40 km al secondo. E la lampada di calibrazione che abbiamo adoperato è un flip che abbiamo collegato con un flip mirror modificato. Questo è l'equipaggio fatto: sulla sinistra c'è il Dados, a destra si intravede il C11, al centro invece abbiamo il flip mirror modificato. Questo è il Dados, che detto così perché è costituito da due cubi, e in uno di questi ci sta il reticolo di diffrazione, nel primo invece, quello in alto a destra, è la fenditura, anzi sono tre fenditure. Noi abbiamo adoperato la fenditura centrale. Allora, tutti conosciamo il flip mirror, però questo flip mirror, che consente di vedere alternativamente in due direzioni ortogonali, abbiamo posto dietro allo specchietto mobile un altro specchietto. Abbiamo messo un tappo nella parte in cui va eventualmente l'altro oculare, e dietro allo specchietto aggiunto, quello in alto, abbiamo praticato un foro dove immettiamo la luce attraverso una fibra ottica che va alla lampada di calibrazione. Quindi a sinistra lo spettroscopio, quindi questo è il percorso della luce in condizioni di riposo. Quando ruotiamo il flip mirror che abbiamo modificato, facciamo arrivare allo spettroscopio sulla sinistra, al rilevatore, la luce che proviene dalla fibra ottica e che viene dalla lampada di calibrazione. Di modo che possiamo, nei momenti successivi, sovrapporre allo spettro che abbiamo ricavato lo spettro della lampada, le cui frequenze o lunghezza d'onda, che lo stesso, sono note. Quindi siamo ben sicuri di aver fatto una calibrazione perfetta. Nel passato abbiamo adoperato per la calibrazione una stella artificiale, che però, per la tipologia di strumento utilizzato, la Smith Cassegrain, abbiamo col tempo messo da parte per evitare il cosiddetto cedimento dello specchio del C11, perché questo avremmo dovuto puntare il telescopio praticamente su queste due lucette, o il mercurio in alto o di neon in basso, e questa lampada viene posta alla distanza di circa 20 metri, però 20 metri dal telescopio in posizione orizzontale, quindi non con la stessa elevazione dell'oggetto ripreso, in questo caso è gamma Cassiopea. Riprendiamo ancora lo spettro. A questo punto adesso cominciamo a vedere come si fa il calcolo, no? Allora, noi ci concentriamo sulla H-alfa, che è quell'impulso che vedete sulla destra. Questo indice di emissione di materia a elevata temperatura nell'atmosfera di gamma Cassiopea. Che abbiamo fatto? Abbiamo preso la parte attorno, abbiamo evidenziato la parte della H alfa, e l'abbiamo, con una procedura che va sotto, vedete questo in fondo è il programma Visual Spec di Valerie Desnoux, consente di equiparare e di approssimare questa curva a una gaussiana. Fatto questo, viene da sé che è facile determinare i parametri che ci servono per il calcolo della velocità di rotazione. Allora, vedete in basso, che evidenzio con un'altra slide, vedete che abbiamo una FWHM, cioè i francesi scrivono FWMH, che
che è 10.544, è una larghezza equivalente a meno 12, eccetera. Il segno meno, parlando di larghezza, la larghezza e le misure sono tutte positive, però è una compensione, si mette negativa, e lo vedremo anche nella formula di Dax che andremo ad operare, e si mette negativa per convenzione per le righe di emissione, per quelle di assorbimento si assume positiva, altrimenti nelle formule che andremo ad operare avremo sotto una radice un valore negativo. Allora, le formule di Dax. Prima di tutto noi dovremo conoscere la FWHM corretta, che dipende un po' da quella misurata. Abbiamo detto che risulta essere 10.544, ok? E dobbiamo mettere in conto anche la FWHM dello strumento, che per il Davos risulta circa 2,2. Poi dobbiamo tener conto anche dell'eventuale spostamento della stella, perché non è detto, può darsi che si avvicini o si allontani dalla stella per effetto Doppler all'osservatore, e quindi dobbiamo moltiplicarlo per la velocità della luce, questo valore che abbiamo determinato con la prima formula, è diviso per la lunghezza d'onda della riga esaminata. E infine, quella che vedete in basso è la velocità di rotazione empirica ricavata da Dax, che ha un errore di circa 30 km al secondo, cioè i valori vengono conteggiati più o meno 30 km al secondo. Vedete qui, se introduciamo la FWHM corretta per effetto Doppler diviso 2 moltiplicato per la radice quarta della larghezza equivalente diviso meno 3. Quindi, tenendo conto che la larghezza equivalente è negativa, e andando a sostituire questi valori otteniamo 2,2, 10.765, quella corretta, abbiamo detto che quello dello strumento, vedete, è 2,2, e infine la FWHM corretta è 491,7 km al secondo, che messa nell'ultima formula fa 329 km al secondo. La letteratura dice che questa stella ruota con una velocità di 300 km al secondo. Quindi, tenendo conto del margine di errore, penso che abbiamo fatto un bel lavoro a ricavare la velocità di rotazione di questa stella. Propongo alcuni riferimenti, purtroppo tutti in lingua inglese, di Walker in particolare per quanto riguarda le procedure utilizzate, oltre che, diciamo, termini di testi di spettroscopia di base che sono Ken Harrison e Kate Robinson. Avremmo voluto fare paragonare questa stella, la velocità di questa stella, a un'altra stella che abbiamo ripreso proprio in questa settimana, che è Altair, Alfa Aquile, che anche lei ruota vorticosamente, pur non essendo una stella di E, che ruota intorno ai 400 km al secondo. Però purtroppo, per motivi legati al tempo, non siamo riusciti, magari la proporremo sul sito prossimamente. Grazie, se c'è qualche domanda. Qualche domanda? Sempre Diego. No, però quando la fai non Diego, quando fai le domande con una bella voce forte, perché così sentiamo anche la domanda. Sì, si sente, sì, io sento. Okay. Vabbè, da un minuto una curiosità, se tu hai contato in chilometri al secondo, sì. Il periodo di rotazione quant'è? Si sa, è un scegliato nella stella. È una stella molto grossa, non so se hai visto all'inizio. Sì, ho visto. 19 masse solari. Non ho riportato i diametri. Non viene ricordato. E poi riguardo all'anello, no? Tu dici che, ok, voi analizzate la riga alfa, quindi voi andate a misurare la rotazione della zona dove proviene la radiazione alfa. Quindi dell'anello non si sa niente, per esempio, se è ruota solidale con la stella oppure ha un periodo di rotazione
diverso da quello della Diciamo che la velocità di rotazione della stella non è che noi misuriamo quella, noi misuriamo in effetti la velocità di rotazione della massa. Però quale sia la velocità effettiva della stella, con questi termini non possiamo, diciamo, queste, siamo ancora a 900 linee per millimetro. Non si sa se rimane il punto solidale, non lo so. La temperatura non è no. La temperatura? Almeno io non ho provato. Vabbè, grazie. Dobbiamo proseguire, siamo un po' in ritardo. Ora continuiamo, adesso abbiamo Luigi Morrone.